399
canto 418 invochiamo adesso lo Spirito Santo, come sempre facciamo all'inizio di ogni lezione. Senza l'invocazione allo Spirito Santo non possiamo metterci nel giusto ascolto della parola di Dio e non possiamo fare in modo che questa parola penetri nel nostro cuore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Bene, possiamo sederci. Grazie a Barbara, a Marzia, perché ci aiutano in questi canti e ci poniamo in ascolto del brano di stasera. Pregherei Gerardo di venircelo a leggere. E l'altra volta abbiamo iniziato a leggere il libro dell'Esodo, dopo aver completato la lectio divina del libro della Genesi, e se vi ricordate abbiamo letto il primo capitolo sostanzialmente, quello nel quale si presenta il popolo ebraico insediato in Egitto, un popolo che diventa numeroso suscitando le preoccupazioni del faraone, il quale ordina poi la strage degli innocenti, ordina l'uccisione di tutti i figli maschi degli ebrei, dopo avere in un primo momento chiesto alle levatrici ebree di fare l'aborto, e ci siamo resi conto che quelle sante donne invece avevano sollevato una obiezione di coscienza. Leggeremo stasera i primi 10 versetti del capitolo 2, quindi capitolo 2, versetti da 1 a 10, e sono i versetti che ci narrano la nascita di Mosè. Ascoltiamo il testo. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli ebrei». La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?» «Va», rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone.
egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: io l'ho tratto dalle acque. Ecco, grazie a Gerardo. Prima di leggere, come facciamo sempre, versetto per versetto, quasi parola per parola, devo fare qualche premessa su questo brano. La prima premessa è che certamente Mosè è un personaggio centralissimo nella storia della salvezza. In tutta la Bibbia Mosè è uno dei personaggi più importanti. Pensate che l'intero Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, sono attribuiti a Mosè. Poi non è vero che li ha scritti Mosè, però, come dire, questo dice l'importanza, no, di Mosè. Mosè è colui che Dio manda, come sappiamo, a liberare il popolo dalla schiavitù d'Egitto. Mosè è colui al quale Dio sul monte Sinai darà la legge, i comandamenti. Mosè è l'unico che può parlare faccia a faccia con Dio. E quando scende dal monte, lo vedremo poi se ci arriveremo l'anno prossimo, quando scende dal monte dopo aver parlato con Dio, il suo volto è talmente luminoso che devono coprirlo con un velo perché sprigiona troppo splendore. Quando noi facciamo una bella adorazione, un vero incontro con il Signore, guardate che i nostri volti sono veramente luminosi. Non so se voi guardatevi in quei momenti e vedrete che i volti sono veramente splendidi, luminosi. Mosè compare addirittura nel Nuovo Testamento, come ricorderete, nella trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Compaiono due personaggi dell'Antico Testamento, uno è Elia e l'altro è proprio Mosè. Quindi tutto questo ci dice che Mosè è un personaggio importantissimo nella storia biblica, nella storia della salvezza. Su questa base un'altra premessa: tutti i personaggi grandi dell'antichità, Ciro re di Persia, Romolo e Remo a Roma, sono avvolti nel racconto della loro nascita da eventi straordinari. E in genere le nascite di questi grandi personaggi hanno un sapore un po' di leggenda. Tutti sapete la leggenda di Romolo e Remo che furono allattati dalla lupa, la famosa lupa capitolina a Roma, che ancora oggi è il simbolo di Roma, no? Due gemelli, Romolo e Remo, allattati da una lupa. Chiaro, siamo in presenza di una leggenda. Questa premessa è fondamentale perché se noi leggiamo, come abbiamo già letto, questo brano come se fosse davvero tutto oro colato, no? Capite che non lo comprendiamo nella sua essenza. Come al solito, gli ebrei fanno storia abbellendola, questa storia, con molti particolari fantasiosi. Adesso che Mosè sia stato salvato in questo modo, la mamma l'ha messo in un cesto, poi il cesto giusto appunto uvitta la figlia del faraone, poi giusto appunto sua sorella di Mosè ci disse: ti chiamo mia mamma per... Vabbè. Allora, che cosa voglio dire? E questo mi piacerebbe tanto dirlo ad alcuni fratelli protestanti: la Bibbia non si può interpretare alla lettera. La Bibbia non si può interpretare alla lettera. Quando noi interpretiamo la Bibbia alla lettera, cadiamo in una malattia che si chiama fondamentalismo, fondamentalismo biblico. E il fondamentalismo apre le porte al fanatismo. E il fanatismo è frutto di una ignoranza, cioè di una lettura ignorante della Bibbia.
Non so se mi sono spiegato. Faccio un esempio per farmi capire. È vero che c'è scritto nella Bibbia: non ti farai immagine alcuna, non scolpirai, però questo non ha niente a che fare con le nostre statue dei santi o le immagini della Vergine Santissima o di Gesù, come vorrebbero alcuni protestanti, diciamolo sottovoce, ignoranti. Perché quella frase non significa questo, significa una cosa molto più grande, significa che il mistero di Dio non è raffigurabile. Mi seguite? Nessuno può circoscrivere, rinchiudere il mistero di Dio in una immagine. E tant'è che noi non facciamo immagini del Padre, dello Spirito Santo, della Trinità, se non per simboli molto allegorici. Le immagini le facciamo di quei personaggi che sono state persone con un volto, Gesù, la Madonna, i Santi, e non adoriamo l'immagine, ma veneriamo colui che in quell'immagine è rappresentato, e l'immagine ci aiuta anche a pregare, diciamo la verità. Non siamo mica scemi che adoriamo la statua. Mi state seguendo? Allora, e di queste letture fondamentalistiche della Bibbia ce ne sono tante. Allora, se uno dovesse leggere questo brano della nascita di Mosè come oro colato, sbaglierebbe. Questo vuol dire che Mosè non è esistito? Ma no, assolutamente, Mosè è esistito. E sicuramente Mosè è scampato alla strage degli innocenti, mi seguite? Sicuramente Mosè è uno dei pochissimi bambini maschi ebrei che si è salvato dalla strage degli innocenti. Questo, poi, che si sia salvato in questa maniera, qui c'è la leggenda, qui c'è l'abbellimento, qui c'è il raccontino, quasi sembra una favola, no? Sembra una favola. Anche bella, per la verità, anche bella, no? Anche bella. Ma non si può prendere come oro colato, cioè come veramente accadde tutto così. Mi sono spiegato, sì o no? Fatte queste premesse doverose, adesso leggiamo i primi due versetti. Seguitemi sempre col testo, no? Con le vostre Bibbie. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio, vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Non si dicono i nomi dei genitori di Mosè. Sappiamo che è un uomo della famiglia di Levi e la moglie è una discendente sempre della tribù di Levi. 12 sono le tribù in base ai 12 figli di Giacobbe. Levi è la tribù poi dei Leviti, cioè dei sacerdoti, degli addetti al culto peraltro, e quindi c'è un'origine sacerdotale di culto liturgico. Non si dicono i nomi dei genitori di Mosè. Un uomo, una donna. Ancora i figli si fanno un uomo e una donna, eh? Questo tra parentesi, perché qualche volta bisogna precisarlo. Per fare i figli ci vogliono un uomo e una donna, questo giusto per precisarlo. In modo particolare colpisce al versetto 2 questo fatto: la donna vide che questo bambino che aveva partorito era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Dice: ma perché se gli era brutto chi oiettava? A parte il fatto che ogni scarrafone è bella la mamma sua, dicono a Napoli, no? Cioè, quando un bambino nasce è bellissimo, è sempre: ma che bello sto piccirino, sempre. Poi magari non è vero, però ne conosceva, dice: ma che brutto sto piccirino, non giurisce. E comunque è chiaro che qui emerge non solo la tenerezza materna, ma l'attaccamento materno. Questa mamma non se la sente di uccidere il proprio figlio. Guardate che già da questo secondo versetto emerge una cosa
che poi noi ritroveremo nel prosieguo del racconto. Emerge non solo, dicevo, una tenerezza che è tutta femminile, emerge questa dimensione materna che è riscontrabile in tutte le donne. E ve lo anticipo, noi troveremo questa dimensione materna nella mamma di Mosè, nella sorella di Mosè, nella figlia del faraone, nelle ancelle della figlia del faraone, tutte donne che esprimono tenerezza, fortezza, attaccamento alla vita, difesa della vita. Una difesa della vita che secondo me è tipicamente femminile. Io trovo che la donna sia la custode della vita. E guardate che il fatto che la Bibbia sottolinei questa dimensione di quello che poi Giovanni Paolo II chiamerà il genio femminile, in un contesto fortemente maschilista, nel quale le donne non avevano nessun valore, né giuridico né di nessun tipo, il fatto che la Bibbia sottolinei questa dimensione forte dello spirito materno è qualcosa di eccezionale. Non è difficile dire che in ogni donna c'è lo spirito materno, salvo casi eccezionali, ma chi ne sono le eccezioni che confermano la regola? Guardate che io queste cose le dico anche quando mi trovo a parlare alle suore. Alle suore dico: voi siete donne, con tutti i difetti, ma anche con i pregi delle donne. Anche una suora è madre. Mi seguite? Non c'è donna che sia autenticamente tale, ripeto, salvo rarissime eccezioni, che non abbia questo spirito materno, che si traduce poi nel prendersi cura, nell'accudire. E nell'accudire spessissimo con una forza che è sconosciuta al sesso maschile. Una donna è capace di prendersi cura di un figlio 50-60 anni, un uomo non sa fare. S'arrende prima, è matematico, chi sta a natura. Mi seguite? Ma questo anche nel mondo degli animali. Avete visto come... No, va bene, cioè uno può... Non bisogna essere troppo mamma chioccia, però di fatto così è anche nel mondo degli animali. Questo già emerge dal fatto che questa mamma di Mosè vede che sto piccirino è bello, dice: ma chi è la mamma azzara per davvero? Ecco perché l'aborto è orribile. L'aborto è orribile e molti di noi abbiamo vissuto però tutti i tempi, l'81, l'anno del referendum sulla legge sull'aborto che è passata, le femministe esagitate che tutto sembravano tranne che donne, perdonatemi, vi ricordate quegli anni lì, no? Vi ricordate? Vabbè. Versetti 3-4. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Beh, qui voi notate facilmente il tono di leggenda, il tono di favola, come ho detto prima, però notate anche la creatività, la fantasia, no? Ma come ci viene? Fa un cestello, lo spalma di bitume, di pece, ovviamente per renderlo impermeabile all'acqua, affida sto piccirillo alle acque del Nilo, però si è per noi ci dice alla figlioletta, alla figlia femmina, di seguire il percorso di questo cestello, virun va finisce. La storia è piena anche di queste cose, no? Nel Medioevo c'erano le ruote, vi ricordate? I trovatelli.
quanto bene ha fatto la Chiesa. Io mi sentivo, quando si dice che la Chiesa è solo inquisizione, roghi, eccetera, quanto bene ha fatto, hanno fatto gli ordini religiosi, tutti questi bambini lasciati lì nelle ruote della fortuna, nei monasteri, nei conventi, quanti ne ha raccolti Madre Teresa di Calcutta con le sue suore? Migliaia! Perché la vita di un bambino è sacra, sempre. Madre Teresa di Calcutta diceva: ogni bambino che nasce è un sorriso di Dio ed è il segno che Dio non si è stancato di questa umanità. Bellissimo. Quando le hanno dato il premio Nobel per la pace a Oslo, in Norvegia, si presentò come sempre col suo umile sari, con i suoi sandali a piedi scalzi, e disse: finché però le nazioni consentiranno di uccidere i bambini nel grembo delle madri, questa sarà la peggiore delle guerre. Ci piglia e porta a casa. Stava parlando ai potenti della terra. Questo per dire, allora, questa mamma, non potendo tenere nascosto il bambino oltre i 3 mesi in cui aveva cercato di nasconderlo, decide di affidarlo alle acque del Nilo. Appunto, lo depone in una cesta spalmata di bitume e di pece e lo affida alle acque del grande fiume, chiedendo alla figlia di osservare il percorso del cestello. Mosè si salva perché viene affidato alle acque del Nilo. Nella tradizione biblica l'acqua è di straordinaria importanza. L'acqua è creata da Dio, sulle acque aleggia lo Spirito Santo, l'acqua è fonte di vita, di fecondità. Dove c'è l'acqua c'è la vita, dove non c'è l'acqua non c'è la vita. Affidare Mosè alle acque del Nilo significa dargli la vita. Mosè sarà il salvato dalle acque. Ci torneremo alla fine su questo, ma ve lo accenno già fin da ora. Versetti 5-6. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: è un bambino degli ebrei. Beh, la coincidenza, diremmo, ma ci siamo già chiariti, la coincidenza vuole che proprio in quel momento la figlia del faraone facesse il bagno nelle acque del Nilo, circondata dalle sue ancelle. La figlia del faraone vede il cestello, sembra davvero una favola, e trova, avendolo aperto, che c'è questo bambino che piange. Notate, ne ebbe compassione, pur notando che era un bambino degli ebrei. Quante volte durante la persecuzione nazista le persone veramente degne di questo nome hanno avuto compassione degli ebrei, pur sapendo che erano ebrei e che proteggendoli rischiavano la pelle. Perché se ti trovavano in casa con un ebreo, l'abbiamo visto tutti i film, no? Sulla persecuzione degli ebrei. Ne ebbe compassione. Era un ebreo, era destinato alla morte come tutti i figli maschi degli ebrei, ma la figlia del faraone ne ebbe compassione. Pur constatando che si tratta di un ebreo,
lo vuole salvare. Dici, come fece a constatare che era un ebreo? C'è un criterio facilissimo, la circoncisione. Anche i nazisti facevano così, eh? Abbassati i pantaloni. Se sei circonciso sei ebreo. E dopo non si scappa. Capite? Quindi no, non è inverosimile che si accorse che era un ebreo, a parte che i tratti somatici di un egiziano e di un ebreo possono essere anche diversi, ma comunque lì ci si può ingannare, ma sulla circoncisione dei maschi ebrei non ci si può ingannare. Però ripetiamo ancora, sottolineiamo questa compassione di questa donna che salva dalla morte certa questo bambino. E c'è una tenerezza, una compassione, una difesa della vita, come dicevo, di tutte le donne in questione, la mamma, la sorella, la figlia del faraone, le ancelle. Tutte donne sono, qui maschi non ce ne sono, l'unico maschietto è Mosè. Versetti 7-9. La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Va, rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Ecco, e vissero felici e contenti, mi sembra quasi quasi la favoletta, però simpatica. Questa rocambolesca vicenda prevede ora che la sorella di Mosè si faccia avanti e proponga alla figlia del faraone di chiamare una donna ebrea perché allatti il bambino. La proposta viene accettata dalla figlia del faraone, per cui alla sorella di Mosè non pare vero di poter chiamare addirittura sua madre, che è anche la madre del piccolo. E difatti la mamma di Mosè prende in affido questo bambino per allattarlo, e addirittura la figlia del faraone le promette una paga, un salario per questo servizio. Dicevo, ancora una volta notiamo che da un lato c'è la spietatezza dei maschi, il faraone che decreta l'uccisione di tutti i figli degli ebrei, dall'altro lato c'è la tenerezza delle donne. Da un lato c'è il realismo politico del faraone e dei suoi collaboratori, il realismo vuole che questo popolo ebraico non può diventare troppo numeroso perché diventa un pericolo, e allora la soluzione drastica è quella dell'infanticidio, e dall'altro lato c'è questa capacità tutta femminile di porsi a difesa della vita. Una vita, quella di questo bambino Mosè, che sarà destinata poi ad essere salvifica per tutto il popolo. Perché, e questo è un altro concetto importante, Mosè è il primo salvato di un popolo di salvati. Capite teologicamente qual è il senso? Mosè è il primo salvato di un popolo di salvati. Attraverso Mosè tutto il popolo sarà il popolo dei salvati. Non so se mi sono spiegato. E qui vengo all'ultimo versetto. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: io l'ho tratto dalle acque. La mamma di Mosè, una volta cresciuto il bambino, lo porta alla figlia del faraone, la quale lo tratta come se fosse suo figlio. Amici cari,
non dovette essere facile per questa mamma privarsi del suo figlio, capite? Non dovette essere facile, né che ne una cosa, teca, è un figlio, è il figlio del suo grembo, ma l'amore di una mamma fa superare anche l'egoismo del possesso. Il bene del figlio viene prima di tutto il resto. Mi seguite? Non è more Sansone con tutti i filistei, capisci? Questa mamma preferisce soffrire lei, privandosi del figlio, piuttosto che far morire il figlio. Mi spiego? Questo è notevole. È una mamma che si sacrifica, perché soffre lei. La figlia del faraone tratterà Mosè come un figlio e lo chiamerà con questo nome Mosè per dire che l'ha salvato dalle acque. Riprendo il tema dell'acqua, perché vedete che qui il tema è centrale. L'acqua del Nilo. Questo tema dell'acqua, a partire da questo episodio, sarà centralissimo in tutta la Bibbia, ma già nel libro della Genesi l'abbiamo incontrato, il diluvio universale, l'acqua. Dio si stanca, però poi manda l'acqua a lavare, insomma, no? E lì si salva una parte, Noè e gli altri. Mosè salvato dalle acque. Il passaggio del Mar Rosso, l'acqua, passano attraverso l'acqua e si salvano. Nel deserto l'acqua scaturita dalla roccia, sono tutti episodi ripresi nel Nuovo Testamento. Mi piacerebbe farvi vedere come il Nuovo Testamento riprende tutti questi episodi. Ezechiele, vi ricordate il profeta Ezechiele che vede l'acqua uscire dal Tempio? Ricordate questa immagine, l'acqua che esce dal Tempio. Chi è il Tempio? Da dove esce l'acqua? Gesù Cristo. Nel Nuovo Testamento, colui che è attentissimo al tema dell'acqua è l'Evangelista Giovanni. Allora, vado a memoria. Capitolo 3 di Giovanni. Dialogo di Gesù con Nicodemo, lo stiamo leggendo in questi giorni a messa. Se uno non rinasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno. Capitolo 4, dialogo di Gesù con la Samaritana, l'acqua, il pozzo. Chi beve di quest'acqua tornerà ad avere sete, ma io darò un'acqua che zampilla per la vita eterna. Capitolo 7, festa delle capanne. Chi ha sete venga a me e beva. Ho saltato il capitolo 5, la mia memoria. La piscina di Bezzata, il paralitico guarito nell'acqua. Arriviamo, per farla breve, al capitolo 19. Il soldato trafigge il costato di Gesù. L'unico evangelista che ci narra questo episodio è Giovanni. Gli altri tre non ce lo narrano questo episodio. E subito ne uscì sangue, l'Eucaristia e l'acqua. L'acqua è lo Spirito Santo. L'acqua del battesimo. Eccola finalmente l'acqua che esce dal Tempio, Ezechiele. Ezechiele aveva visto l'acqua che usciva dal Tempio e poi aveva detto: io vi purificherò da tutte le vostre sozzure. Toglierò il cuore di pietra, darò il cuore di ma io vi laverò. Si lava e si purifica dalle sozzure con l'acqua. Tutto è prefigurazione del battesimo, teologicamente parlando. Mi seguite? Allora, Mosè salvato dalle acque,
ma anche noi siamo salvati dall'acqua del battesimo, o no? A me, quando preparavo questi appunti, è venuto in mente Isaia 43:1-4: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno, perché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo. La salvezza di Mosè è la prefigurazione della salvezza di tutto il popolo di Israele, ma in fondo è la prefigurazione della salvezza di tutto il popolo di Dio, che è la Chiesa, e quindi di tutti noi. Spero di essere stato chiaro. Andiamo al foglio. Io vi offro, naturalmente, oltre al riassunto del brano, due spunti di riflessione per i gruppi di condivisione, uno antropologico e uno teologico. Sul piano antropologico, il brano mette in luce alcune caratteristiche essenziali di quello che Giovanni Paolo II ha definito il genio femminile. Emerge anzitutto il sentimento materno che c'è nel cuore di ogni donna e che la porta a prendersi cura, spesso con grande fortezza e costanza, dell'essere umano, specialmente di quello indifeso e debole. Guardate, sono rarissime le donne che non si commuovono di fronte a un essere umano indifeso e debole. E se ci sono, sono degenerate, voglio dire, no? Quasi quasi direi non appartengono al genere femminile. Perdonatemi se dico questo. È normale che una donna si intenerisca di fronte all'essere umano debole, indifeso, affamato, privo di tutto, malato. Il prendersi cura, la sollecitudine, per carità, ci sono anche molti uomini che lo fanno, ma è, secondo me, tipicamente femminile. La mamma di Mosè, la sorella, la figlia del faraone e le sue ancelle sono tutte donne che esprimono questa sollecitudine materna e tipicamente femminile. Dovremmo fare un monumento a tante donne che si sono prese cura anche eroicamente, perfino dei figli di altri, capite? Anche dei figli di altri. E non sempre c'è questa gratitudine, purtroppo. Emergono poi anche la scaltrezza, l'intelligenza, la creatività e anche la forza di volontà con cui queste donne decidono di salvare il piccolo Mosè, riuscendo a centrare pienamente l'obiettivo. Vedete che i femmine, quando si vincono una testa una cosa, oh, non è che te pare che l'uomo ne ci fa la casa reneggiare, non si può fare, tu la sa fare. Ci sono femmine e hanno quell'abilità, altro che tante case, tante famiglie sono rette da questa fortezza, da questa scaltrezza. La verità è chissà, femminone che anche usordo usano fare, eh? Questa è la verità. In genere non funzionano molto le famiglie rette dal padre padrone, no? Funzionano di più le famiglie in cui anche il marito riesce a riconoscere il genio femminile. È bello quando un marito dice: mia moglie è veramente in gamba, ci sape fare, riconosce questo. È vero che se una donna si mette in testa di raggiungere un obiettivo, è difficile che si arrenne.
Questo sul piano antropologico. Sul piano teologico, la salvezza di Mosè mette in luce due concetti importanti. Anzitutto, egli è il salvato dalle acque, rivelando così la grandezza dell'acqua come simbolo di vita, di fecondità, di azione dello Spirito Santo in ordine alla nostra salvezza. Il diluvio universale, il passaggio del Mar Rosso, l'acqua scaturita dalla roccia nel deserto, sono tutti episodi dell'Antico Testamento che verranno ripresi nel Nuovo Testamento in chiave battesimale. Noi pure, come Mosè, siamo salvati dalle acque del battesimo, sacramento che ci ha innestati nella morte e risurrezione di Cristo. Questo è il battesimo: sepolti con Cristo nella sua morte, risorti con Cristo alla vita nuova di figli di Dio. In secondo luogo, Mosè è indicato come il primo dei salvati che dovrà condurre alla salvezza l'intero popolo di Dio, il quale è peraltro prefigurazione del nuovo popolo dei salvati, che è la Chiesa. In fondo, poi, il nuovo Mosè sarà Gesù. Anche Gesù, come Mosè, si salva da una strage degli innocenti. Anche Gesù, come Mosè, darà una legge al suo popolo, il comandamento dell'amore: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. Anche Gesù, come Mosè, costituirà il popolo di Dio, che è la Chiesa, e soprattutto Gesù ci salverà con l'acqua dello Spirito Santo, sgorgato dalla sua morte in croce e dalla sua risurrezione. Concludiamo con la preghiera. Dopo la preghiera, un minutino, vi devo dare degli avvisi fuori dalla registrazione. Allora, se ci aiutano Marisa ed Emanuele Conti. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Grazie, Signore, perché Ti prendi cura di ciascuno di noi e ci conduci alla salvezza, senza alcun nostro merito, ma solo per amore. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Lodi a Te, Gesù, perché continui a versare il Tuo sangue per la nostra redenzione e ci ami uno per uno. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti benediciamo, Signore nostro Dio, perché ci hai donato l'acqua viva dello Spirito, nella quale siamo stati immersi per la nostra purificazione e la nostra santificazione. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Lodi a Te, Dio uno e trino, perché ci avvolgi col Tuo amore e ci fai partecipare alla Tua stessa vita divina. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel certezza, la salvezza.